prossimo calendario quella proposta che la maggioranza ha sfilato dalla discussione parlamentare. Su questo tema io credo che qua si giochi un rapporto molto importante tra minoranza e maggioranza. È evidente che la legge dei numeri, questa votazione mi sembra inutile e scontata, perché la maggioranza ha la maggioranza per poter decidere se votare o meno. Il dubbio però mi rimane che facendo così non è garantito nessun tema da portare da parte della minoranza. Grazie. Allora, deputato Crippa, giusto per chiarire, io intanto ho menzionato qui precedenti che risalgono al 1998, poi quelli del 99, quelli del 2000, quelli del 2004 e del 2009 e poi arriviamo alla nostra legislatura. In 3 anni e mezzo ci sono stati 3 episodi, dunque lei non mi può dire che sistematicamente... No, scusate, non mi potete dire che sistematicamente avviene questo, perché altrimenti... No, questo non risponde a verità. Io ho riportato tutti i precedenti e nel riportare i precedenti in questa legislatura ci sono 3 precedenti, quindi 3 anni e mezzo, 3 precedenti. Riguardo alla calendarizzazione, noi faremo presto una capigruppo e la capigruppo deciderà quando ricalendarizzare un provvedimento rimandato in commissione. È la capigruppo che decide. Dopodiché, riguardo al fatto della mettere in quota un provvedimento che arriva in commissione, io capisco le sue istanze. Posso dire anche che le ritengo possibili di approfondimento in sede di giunta, perché effettivamente lei mi solleva una questione che ha una propria valenza. Quindi su questo ci possiamo riservare di farne oggetto di discussione in giunta, per il resto però io non penso che noi stiamo applicando qui un sistema che non ha precedenti e sistematicamente noi avalliamo questa modalità. Quindi a questo punto io pongo in votazione. Deputato Bonafede, io sono a uno a favore e uno contro, quindi chi vuol parlare contro? Gallo parla contro? Prego, deputato. Grazie Presidente. Siamo all'assurdo. Arriva una proposta di legge in Parlamento per una no tax area agli studenti universitari che elimina le tasse universitarie per le famiglie con reddito medio e basso e il Partito Democratico cosa fa? Rimanda la discussione, la blocca, dice no. Sono 3 anni che questa proposta viene discussa in Parlamento. 3 anni abbiamo convocato studenti, rettori, enti pubblici su questa proposta. È il PD che ha proposto. Ha una proposta di legge sullo stesso tema pronta da 2 anni, ha bisogno ancora di tempo. Ma allora avete preso in giro anche i vostri elettori? Volete tempo, volete tempo? Eppure per la riforma Fornero contro i pensionati siete stati velocissimi nell'approvazione. Pochi giorni. La spending review per l'università in un battito d'ali. Per il lodo Alfano con la sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, norma poi dichiarata incostituzionale, un battibaleno. Per una norma per prelevare i soldi dei cittadini e metterle nelle casse dei partiti senza certificare i bilanci di quest'ultimi, la legge è boccaduti solo 4 ore di lavoro in aula tra Camera e Senato. La verità è che per le norme contro i cittadini siete velocissimi, per le norme a favore dei cittadini potete